Abbiamo qui con noi, come ti posso definire, il papà di Cico? In quel caso lì, sì, sì. Francesco Taverna, ciao Francesco, ciao, benvenuto ciao, a Re101. Grazie mille per l'ospitalità. Grazie a te di essere venuto. Senti, ma come stai? Distrutto, sono distrutto. Stufo, sì, corro sempre dal mattino alla sera dietro Cico, è una tragedia. È colpa Cico. Di quello lì. Di ma Cico. Tra l'altro, Cico dov'è? Aspetta che mi dicono cos'è? Lo sapevo. No, dai. Infatti ci dicono che c'è una videochiamata. Ecco. Sentiamo. Pronto? 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 Cico. Guardalo lì, mi hai dimenticato casa. Guarda, quando torni si mastico tutto. Guarda, quando non tornare. Cico, siamo in diretta. Ah, siamo in diretta? Sì. Sono pettinato? Sì, Cico. Allora, buongiorno a tutti i follower. Lucilla, bellissima, ciao. Ciao, Cico, ma cos'è successo? Allora, stamattina mi sono svegliato all'alba. Sì. E mentre mi stavo allacciando le scarpe, ho visto il papà tutto agitato, che prende, parte, va via con la macchina e mi lascia a casa. Non l'ho fatto apposta. Ma siccome sono un atleta professionista, non mi sono mica arreso. No. Ho preso la mia bicicletta. Bicicletta. E poi ho bucato, dopo un toc. Hai bucato. Sì, ma non è questa la cosa peggiore. La cosa peggiore è vedere lì il fricchettone al mio posto a presentare il mio libro. Un disastro. Sì. Anzi, guarda adesso, sai cosa faccio? No. Adesso metto le scarpe da trekking e parto e vengo lì. Bravo, bravo. Sì. Tra quanto arrivi? Arrivo tra un toc. Beh, preciso. Intanto mando un bacino a Lucilla e un bacino a tutti i follower. Vogliamo parlare, scusami, dell'espressività di Cico? Sì, io vi consiglio di chiudere le porte della radio perché se arriva mi mastica. Ma scusami, tu sei il fricchettone, quindi? Sì, è così. Sempre è così. Stato. Hai iniziato con ragazzone e poi sono finito a fricchettone. Fricchettone. Non so quale sarà il prossimo termine. Beh, non lo so, però fricchettone è bello, dai, rendo un po' l'idea. Sai che quando ho detto che saresti arrivati qui sono tutti impazziti, ti faccio sentire giusto un assaggio del calore del vostro pubblico. Cico, ma noi ti seguiamo sempre, mia figlia segue sempre tutte le tue avventure. Che bello sentirti anche in radio, anche il tuo papà, la tua mamma. Un bacio a tutti, siete fortissimi. Ciao, grazie. Laura da Como. Grazie. Vero, cari. E poi dicono che hanno già preordinato il libro che esce domani. Esatto. Io sono Cico, dove ovviamente c'è Cico che troneggia. Ma dimmi un po', come ti è venuta l'idea di fare il libro di Cico? Ma allora, io non ho merito, io semplicemente sono la mano che scrive il libro, ma la testa e il pensiero è Cico. Io sono lui, proprio. Quindi lui ti ha fatto capire che voleva diventare un po' il nuovo Ken Follett. Sì, ma perché bisognava raccontare tutte quelle avventure che poi col cellulare o con la camera non riesci a riprendere perché sono velocissime, immediate, no? Poi sì, e quindi doveva raccontare tutti quei backstage, tutte quelle parti di avventure. E poi un libro dove, diciamo, serve la fantasia per leggerlo, interpretarlo. Allora, ho visto dentro, non voglio anticipare nulla perché appunto esce domani, però c'è tanto anche di visivo che sì, è molto sì. Carino. Va bene, inizia a pensare già, portati avanti magari con il racconto della maracchella più grossa fatta da Cico. No. Ce l'hai. Però, va bene, no. Francesco, papà di Cico, io ti devo presentare così. Eccolo qua. Perché in realtà i follower. Sì. Beh, io sono il papà di Cico. Sono di Cico. Esatto. È come la fidanzata di tu sei il papà di... Esatto. Senti, ma come gli sono venuti tutti questi nomignoli, tipo il follower? Ma penso che in realtà tutto questo suo modo di storpiare le cose lo abbia preso dalla gente a volte che incontra, o da quello che sente, o dal suo modo proprio di interpretare. Di percepire. Sì, perché ad esempio, no, quando dice follower, per esempio mia mamma dice follower. Ah, lo dice davvero? Sì, no, sono quelle cose, no, che magari l'avrà uno... L'avrà sentito dalla nonna, scusami. È probabile. Fanno così i bimbi. Esatto. Sentono dai parenti e poi imparano. Certo. Allora, prima ti ho chiesto di raccontarmi magari la maracchella più grossa che ha fatto un anno e mezzo, no? È un anno e mezzo. Allora, devo dire che non è così dispettoso come sembra, però una sera lui mi ha praticamente rubato una ciabatta. Io nel cuore della notte per cercare la ciabatta a luci spente...
ho preso lo spigolo della doccia, mi sono rotto un dito del piede, ma il peggio doveva arrivare perché il giorno dopo dovevo andare anche dal dentista, quindi poi è passata una giornata e beh, c'è un video, testimonia tutto, con un dito rotto e tre denti trapanati. È così, però... è la meraviglia, è tutta colpa di Cicco. Sì, ma sai qual è la cosa bella però? Che quando sei anestetizzato, col dito del piede rotto, tutto il resto, e vai magari al supermercato e metti le cipolle nella busta, vedi gente che magari non conosci, non hai mai visto, che però ti sorride. Certo, ecco, questa è la parte bella di Cicco. Perché c'è lui, c'è Cicco. Questa devo è la dire parte che bella di Cicco. Anche qua su Radio 101 sono arrivati tantissimi messaggi di grandissimo amore, sentite. No, Cicco, amo Cicco, amo. Lo voglio pure io. Amore, ma perché l'ha lasciato a casa il fricchettone? Cicco, masticalo tutto. Così. Lo aspetto allora. Esatto, è così. Allora, questo libro che sta per uscire, uscita domani, qual è l'aspettativa di Cicco verso il suo primo libro? Ma Cicco ti direbbe che vorrebbe arrivare allo spazio con tutto quello che fa, in tutto quello che fa. Perché lui ha un ego grande. Sì. Io, a me basta onestamente arrivare a casa sano e salvo dalla prossima avventura, tant'è che a volte se non ci fosse la mamma di Cicco, io credo che sia io che lui saremmo finiti oggi su un pedalò nell'Oceano Pacifico dopo averlo noleggiato a Genova. Però. Ma voi siete entrambi due genitori felici di questa carriera di fronte alle telecamere, nel mondo dello spettacolo, oppure la mamma di Cicco lo vorrebbe tenere un po' più coi piedi per terra? Ma no, Cicco vive di vita propria, quindi anzi, la mamma di Cicco si fida di me, che non si fida, si fida è me. Quello. Sì. Per cui tutto sommato lui dice: Cicco, vai con Francesco, così sì, lo controlli. Esatto. Va bene, mi sembra una cosa buona e giusta. Senti, che rapporto c'è in questo vostro, diciamo, rapporto familiare che è nato da un anno e mezzo? Che cosa hai capito del rapporto tra essere umano e animali? Te lo chiedo perché noi di Radio 101 siamo davvero tanto una radio legata al mondo animale. Sì. Guarda, riguardo, spesso viene detto, no, è facile fare il nesso Cicco cane umanizzato, no? L'umanizzazione, magari, al di là della voce che Cicco di queste cose, in realtà Cicco vive da cane ed è cane. A volte limitarli, no? Per fargli fare qualcosa che fanno gli umani o che fa comodo a noi umani, credo sia un limitare dei superpoteri, perché immagina avere il super udito, il super olfatto, l'instancabilità e non sfogarli. Ma Cicco vive in campagna? Campagna piena, però. Quindi lui col suo tartufo va e sfoga. Non ti dico quando rientra a casa, che immagino. Ha spine dappertutto. Però sì, è bellissimo, fa una vita alla fine. Come la dovrebbero fare tutti gli animali? È la mia fatica poi di corrergli dietro con camere e tutto il resto. Però. Francesco, grazie davvero. Grazie a te, Lucilla. Tanti hanno detto che l'hanno già preordinato, è molto molto carino, grazie di avermene omaggiato una copia, lo porto anche dai miei bambini che ovviamente seguono Cicco, e noi di R101 vi vogliamo bene.